aspettami che io arrivo, aspettami che tutta la forza che te, aspetta, quando le dolore ti riagna e guarda a pietà, aspetta, quando le vende pulisce le micchie di nave e quando le cuore ti chiude in gola, aspetta, quando le edre ogni smassa d'aspettare, aspetta schienenze quando a te pensi che io ne esisti chi. Aspettami per tutta la vita, perché io arrivo. Signore e signori, cittadini vastesi e gentili ospiti di questa calda estate vastese, benvenuti alla 43ª edizione della Festa del Ritorno, una festa voluta da Don Silvio Petroro, che credeva tanto, ma veramente tanto, ed è stato l'obiettivo primario nella sua vita, nel legame con chi è andato via, chi è costretto ad andare via per cercare un lavoro, per sopravvivere. E sapete che nel passato i tempi non sono stati dei migliori. Questa sera vogliamo rivivere il grande abbraccio, il grande calore che si ripete ogni estate con i tanti ospiti che continuano a tornare a Vasto ogni anno per riabbracciare la propria città. Pensate, questa sera noi abbiamo ospiti che provengono dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, dalla Bolivia, e abbiamo voluto accoglierli con questa breve e bellissima poesia che ci ha declamato Antonio Muratore, dal titolo, scusate se non pronuncio benissimo il dialetto, Iariving, che vuol dire io ritorno. Ritorno in quella che è la mia città, una città che forse non ha saputo garantirmi quel futuro che meritavo, ma quella città che resta nel mio cuore. Un saluto particolare questa sera vogliamo rivolgerlo al presidente del Vasto Social Club di Toronto, Gino Smargiassi, presente con la sua consorte, e al presidente dell'Associazione Abruzzesi in Bolivia, il professor Roni Pedro Colanzi, con la sua consorte. Qualcuno potrebbe pensare che la festa che stiamo per vivere, che sapete questa sera si arricchisce della presenza di uno dei gruppi più longevi della storia della musica italiana, sia una festa anacronistica. Che senso ha parlare oggi di emigrazione? Avete letto ieri Il Sole 24 Ore? Bene, proprio ieri, quasi in un gioco del destino, Il Sole 24 Ore ha pubblicato questo dato allarmante. Sono oltre 250.000 gli italiani che ogni anno sono costretti ad emigrare all'estero. Qua lo stesso numero che si era raggiunto nel dopoguerra. Non sono dati inventati, sono dati tratti dal dossier statistico Immigrazione 2017. Sapete che il grande colpo al ritorno dell'immigrazione l'ha dato la crisi del 2008. Qual è la differenza tra chi è costretto ad emigrare oggi e chi emigrava nel passato? Oggi sapete che sono sempre più giovani che hanno titoli di studio, quindi aumenta il livello culturale di chi è costretto ad andare via. Oltre 250 persone l'anno lasciano l'Italia a fronte di circa 30.000 rientri. E i dati di chi è costretto ad emigrare sono dati in difetto, perché chiaramente da dove li ricaviamo? Li ricaviamo dalle cancellazioni dalle anagrafi comunali. Ma le cancellazioni non sono sempre contestuali. Molte persone partono senza cancellare la propria residenza nel paese d'origine. Di certo l'OCSE in questi giorni ha fornito un dato allarmante. L'Italia è tornata ad essere ai primi posti mondiali come paese d'origine degli immigrati, ottava nella graduatoria mondiale, preceduta da paesi come Cina, Siria, Romania, Polonia, India, Messico. Di certo in 10 anni l'Italia è salita di 5 posti nella classifica di quanti lasciano il proprio paese per cercare fortuna altrove. E quindi oggi più che mai questa festa, dopo 43 anni, assume un significato particolare. Voi sapete che nelle scorse settimane un abruzzese famoso ci ha lasciati. L'abruzzese che risponde al nome di Sergio Marchionne, il manager
Il manager che ha cambiato il destino della Fiat. Non spetta a noi dare delle valutazioni politiche su quello che è stato l'operato di Marchionne, perché forse questo spetterà alla storia. Di certo questa sera lo vogliamo ricordare così in due minuti, per ricordare un abruzzese che ce l'ha fatta. Un abruzzese nato a Chieti, anche se la famiglia di origine era di Cugnoli, un piccolo paesino abruzzese, che costretto ad emigrare con la famiglia in Canada è diventato il personaggio che è diventato. In occasione dell'ultima visita in Abruzzo, che cosa ha detto Marchionne degli abruzzesi? Mi avete insegnato tenacia, senso del lavoro e l'orgoglio di fare le cose per bene. E proprio nella sede del Consiglio regionale lui ha dichiarato questo: non ho mai visto un abruzzese arrendersi e aspettare che arrivasse un salvatore da chissà dove a regalargli un domani migliore. Gli abruzzesi cadono e si rialzano da soli, non perdono tempo a lamentarsi, ma fanno, producono, ricostruiscono. Credo che questo sia l'atteggiamento di cui ha bisogno l'Italia di oggi. E con questo breve e doveroso ricordo di questo grande personaggio, noi proseguiamo nella manifestazione. Lo spazio sarà ancora per Antonio Muratore e Carmela Camperchioli, che sono, diciamo, due esperti di dialetto vastese, e con una breve pièce teatrale ci proporranno delle scenette di vita vastese in purissimo dialetto vastese. Quindi io so che tanti di voi lo conoscono il dialetto vastese, mi raccomando, attenzione, perché vi sbellicherete anche dalle risate. Buona serata e a tra poco. Quello che dice che la casa secca un buon neanche è loa e non bucio, perché ci sta da scattetà. Perciò mi vedete a tutto quello che vi può succedere. Ecco, alla lo squatta che spazio mi vega che fantasia e a chiappa screva dove mi trova tre. Si stinga le luette, si vede la padrana mi dice. Boh, che ne vuote, che è stata scrive? Mi sposto, a chioppa mi sposto, alla camera da pranzo, e mi fa. Oggi sì, ma ne le sai che io darsele, le vedo a mezzo alle pitte, dai, fammi mangiare, lì, lì. Mamma, che cataplasma ti dentro a sta casa, mamma mia. E per non perdere l'ispirazione o la vana, da risparmio. E ma bene, pieni pieni verso le cioese. Che con un bardoccio mi sono bannezza e mi fa, papà, armandì, armandì, perché non mi scoppia prima di te. Ma bene, pieni 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 verso la cioese. Candavate una galla a passo da ple. Visto che non ci stava più posto, pensa da iermene fuori al buon legato, che carta e penna ha preso, che andà mai mi corre via a rete e mi fa. Ehi, ma ti sei proprio ti scelato per solo nuovo. Mamma oh, indò, le vedite la casa a mano, l'ha fatta manicina, ma ti da far ridere tutto il vucinè. Sant'Antonio de Pan, fai 13 grazie agli urni, fammi un per marretto, mi piace. Per il turmoente, mi viene a berretanne di vedella. E volessi te ne struelle, volessi te. Ma, certo, ancora che lo poggiamo in gol. Oh, io non me ne sono accorto. Ma beh, pieni pieni. Fuori dalla chiesa, cantamano dalle balle cane, siete strille. Ma... Oe, cattave! Se ti ci stai aiutando alle muone come, portate almeno un ombrello, che sta piovendo. Mamma, ma... Grazie,
Grazie. Grazie. Intanto, buonasera. Però, voglio, ma che l'occasione, eh? Una parola in inglese facete me le dare. Che l'occasione. Questa, dentro le palazze da Valeos. A proposito, ma sapete perché si chiama da Valeos? Perché 400 anni a rete, i marchesi, essi si mangiavano la carne, lo vostro i da Valeos. E allora lo vostro adulto chiamano sopra a me, da Valeos. Adesso vi racconto, grazie, vi racconto un vissuto che io ero presente. Le varvire di Navo, messo tu l'appuntamento per il varvire, cioè, non mi aspetto l'appuntamento. Allora ti vado a varvire, sta a sette, se ci deve pure, sta a sette, se no, ci va lei che parla di parlante, la proposta. E stavano giù un altro, Nicolì. Io faccio pure il nome perché la prova sì, gliel'ho chiesto. A Paolucci, lo varvire. Ecco, lì va a perdere tempo. A certi punti gli arriva una chiamata di lavoro a Roma. Ecco, sono colina a partire. E faceva il pendolare. Lunedì, venerdì Roma e tornava il sabato e domenica. Tanna lega, lo sobbete, gli va a trovare Paolucci. E dice, Paolucci puntualmente, Nicolì, se stai a Roma a fatica, cioè, ma si veste il poeta. Ma dice, no, io vado a fatica, mica vai a vedere il poeta. Sabato seguente, stessa domanda. Sì, ti ha fatto 10, ma si veste il poema. No, Paolo, io non lo puoi. È passato 2 mesi, sempre puntuale la domanda. Un sabato, vedendo che non c'era nessuno, sto Nicolino si fa fare le cappelle. Ha detto, Paolo, sai come fa? Aggiusto queste cappelle, a rame, se costa nessuno che ti so, fammi le tue che stai fatti, alla Umberto, a via Rete, la chiacchiera, l'andabilità, una fazzatella annense, la screma, anziché zoghe, modo che a rame, già stava annense, dico lì. Ero a rame, sabato seguente, dice, Nicolì, ma ti devo dare poi parlare? Ha detto, Paolì, ma da cra, ci sono io, mercoledì scarso, si è fatto show e ci sono io. E beh, Archini, Paolo ci sei. Mi vengo il riccio di Kern. A vedere questo. Sto poi, mamma. Sono io dalle 7 mattina, stavo 200.000 persone. Alle 8, 400.000. E si è fatto mezz'ora, erano 1 milione di persone. Non si capiva niente. Ecco che esce lo poema. 8 persone che lo portavano in triangolo, ecco cioè. Intornasse un alone di santità che è una cosa, Paolo, ma non si può raccontare, ma che mi sto sforzando per raccontare. Oh, niente, ma guardate a me. Oh, non voglio di persa. Ma dava, c'è. E mentre che cammine, mi si avvicinava sempre di chi? Sempre a me guardare. E io pensavo, ci fosse qualche prelete, che cosa via a re, non c'è neanche mai. No? Le teneva a 5-6 mesi. E mi fa. Amma. E mi sono avvicinato piano piano, lì che per spostare la gente si allargava. E io vicino alle poi. Asse, mi massa una mano, non due tenghe. E mi parla. Mi ha detto, che ti ha detto? Ma se cazzo di capelli, che te la fa? Grazie, 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 grazie. Grazie mille. Adesso una poesia sempre sul vasto di Carmela Camperchioli. La poesia non è mia. L'uost è bel. Giroton, giroton, può girare tutto il mondo. Ma ne posto ne giste, belle, chiude sta città. Te la muore, te la spiaggia. Tanta gente di passaggio, tutti che le vuoi vedere, se ne va, ma ci arriva. Ci arriva una bocca aperta, pensa di fare una scoperta, ci si fa una casarella. Dalla panna alle copoelle, ci si imbianda e se ne va, tanti è belli sta città. Sto poi a se ti sbagliate, non ti manca una pedata. Chi c'è nato e c'è cresciuto, arriva sempre a sto qua vita.
ma non c'è più niente da parlare. Ma è bella questa città. Ieri messo il dialetto, meno male che sta scritto. E a cui c'è da ma parlare per poterla ritrovare. Quanto è bella questa città. Grazie. Adesso ve ne dico uno io e chiudiamo, perché il tempo è... Ai carreti ci sta il muro delle lema. E quando gli affaccia Malek, è uno spettacolo, dice, tutte le edre, per vedere un po' adesso, guardano per ora, per vedere un po' adesso, guardiamo esatto, sotto al muro delle lema. Se per caso si chiama il muro delle lema qua, perché tanti anni fa, quando le prime turiste che arrivavano, a lei che lo suono ci aveva messo le lema, che arrivavano le lema, tagliavano la bellezza e se la riportavano al paese là. Siamo avuti a lui le lema, lei, che? Allora, la poesia è dedicata proprio a quanto si affaccia al muro delle lema. L'anima a queste espressioni. Sono venuta a tembrè, a sgrane lucchi, a fa mancare l'aria alle pelmine, a sentire le duare, a fa udare il rispuero. Giusto qua, stavo da cassata, se proprio esagerata. Sente il rumore del paradiso, l'anima che sta allontanando e le ricci di kern dell'eternità. Grazie, grazie, grazie. E quindi avete riascoltato il melodioso suono del dialetto vastese. Sapete che sono stati fatti anche degli studi su come il dialetto vastese abbia esercitato un'influenza sulle varie lingue dei paesi di adozione. Ad esempio di qualche anno fa, uno studio che parla del dialetto vastese, in particolar modo di come abbia influito sull'inglese che si parla in Australia. Ecco, sarebbe bello vedere come la nostra lingua abbia influito su questo sviluppo dell'inglese australiano. Ma il nostro grazie ad Antonio e Carmela, che mantengono viva questa bellissima tradizione di una lingua che purtroppo, sapete, è destinata sempre più a sparire, perché il dialetto chi lo parla più? Bisognerebbe fare anche lezioni di dialetto a scuola per riscoprire le proprie tradizioni e le proprie origini. Ma passiamo a quello che è il secondo momento della serata, un momento a cui noi teniamo moltissimo e che, sapete, da qualche anno è invalsa l'abitudine di celebrare questo momento, il momento del cosiddetto teniamoli d'occhio. Dicevamo all'inizio che oggi l'emigrazione è soprattutto una emigrazione giovanile ed è la famosa emigrazione dei cervelli. Chi è che va via oggi? Oggi va via il ragazzo preparato, il ragazzo che ha studiato, che ha un'alta formazione, alte competenze e che purtroppo non sempre riesce a realizzarsi nel nostro bel paese. Sapete che oltre che una perdita di cervelli per l'Italia e una perdita economica, è stato calcolato che mediamente per una persona laureata lo Stato investe oltre 200.000 euro e quindi sono soldi che vanno via. Allora, con questa sezione chiamata Teniamoli d'occhio, che vogliamo celebrare il talento dei nostri giovani che per realizzarsi sono costretti ad andare via da Vasto. E io dico sempre che è bello il premio per chi va via, ma anche il premio per chi torna. Noi vogliamo mantenere una sorta di ponte immaginario con questi ragazzi affinché il loro know-how, come dicono gli inglesi, possa essere riportato qui da noi. E quindi sarebbe bello se questi ragazzi un domani sapessero e potessero spendere le loro competenze qui nella nostra città. E con questo premio, che è più che altro un premio simbolico, noi vogliamo celebrare il talento e le capacità di questi ragazzi. Ed ecco perché, per vivere questo momento, io devo chiamare un valletto d'eccezione. Chi posso chiamare, secondo voi? Niente poco di meno che il sindaco di Vasto. Con il quale andremo a dare il giusto riconoscimento a questi ragazzi che nell'edizione Teniamoli d'occhio 2018 sono ben sei.
ragazzi che si sono distinti in vari ambiti, in vari settori e che ce la stanno mettendo veramente tutta. Sindaco, io ti ringrazio della tua presenza. Siccome non mi capita spesso di avere un sindaco come Valletto, cioè abbiamo anche un bel sindaco, giovane, normalmente uno pensa al sindaco, pensa a una persona un po' vecchia, decrepita, invece ecco che bel sindaco abbiamo. Sindaco, vogliamo dire due parole su questa festa che si celebra in una location completamente nuova, in quello che è la nostra meraviglia, lo scrigno delle meraviglie, Palazzo d'Avalos. Grazie, grazie Paola, buonasera a tutti voi. Il mio saluto parte proprio dal posto più suggestivo della nostra città ed è un saluto che mi porta con affetto a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a salutare i premiati, le autorità civili, politiche, insomma i cittadini di Vasto e aderire con grande emozione e senso di partecipazione a questa festa. Consentimi di sfiorare con il mio saluto due temi che mi preme ricordare. Il primo tema è il tema di una festa che oramai a Vasto assurge a essere un'istituzione, perché se nell'ordinamento italiano ci vogliono le norme giuridiche, le leggi per creare le istituzioni, questa festa, grazie alle buone prassi, alle tradizioni, alle consuetudini belle, diventa istituzione e assurge quindi a un qualcosa di importante e lodevole da mantenere. L'altro tema è il tema della capacità di una famiglia, la famiglia Petroro, che da Don Silvio fino ad oggi trasmette buone prassi, trasmette tradizioni, valori, principi e trasmette soprattutto un ringraziamento a tutti coloro, vastesi e non solo, che nel mondo portano nel cuore, negli occhi, il bello della nostra città, ovvero la grande gioia, il grande onore, il grande orgoglio di essere vastesi nel mondo. A loro un grazie da parte mia, un grazie a nome della città per quello che fanno e per quello che rappresentano. Io sindaco sono convinta che Don Silvio questa sera è particolarmente felice, sta dando una festa in paradiso, sono convinta, perché lui è vissuto ed è morto con un obiettivo, la festa del ritorno, e Gianni poi ci confermerà questo, è stato fino alla fine l'ultimo dei suoi pensieri, non far morire questa festa. Ma ora, bando alle ciance, noi ci spostiamo un po' qui così li facciamo entrare e io chiamo i premiati e in base a come li chiamo magari salgono uno alla volta sul palco e poi faremo una domanda a ciascuno di loro. Allora, per la sezione Teniamoli d'occhio 2018 ricevono il premio Alessia Rullo, direttore creativo per la definizione di strategie digitali e di innovazione tecnologica. Ce l'abbiamo Alessia? Ecco Alessia che sale. Nel frattempo che attendiamo Alessia, procediamo con la seconda nomination. Noemi Giammichele, niente poco di meno che astrofisica. Terza nomination, Jacopo Ruffilli, ballerino. Quarto dei premiati, Antonio Cerella, professore associato in teoria politica. Passiamo alla quinta dei premiati, Carla Felice, medico chirurgo. E come direbbero gli inglesi, last but not least, il sesto dei premiati, Riccardo Crisante, cantante. Innanzitutto mi fa piacere constatare la presenza di donne, perché i cervelli in fuga non sono solo quelli maschili, sono anche e soprattutto quelli femminili. Sindaco, che dici? Facciamo una domanda. Siamo in minoranza. In minoranza, in minoranza. Chissà che il prossimo anno saranno 6 su 6 tutte donne. Allora, Alessia, ti posso dare del tu perché siete tutti così giovani. Allora, Alessia, io di te ho letto che
Tu sei direttore creativo per la definizione di strategie digitali e di innovazione tecnologica, giusto? E la cosa che mi ha colpito di te è che vuoi promuovere un approccio umanista per lo sviluppo tecnologico. Sì, è assolutamente, assolutamente così. Io lavoro nel campo dell'innovazione tecnologica e il mio lavoro risiede nel cercare di avvicinare le tecnologie all'essere umano e disegnarle, progettarle perché siano il più umane possibile. Viviamo un momento di tantissime sfide, intelligenza artificiale, sensori, tecnologie dappertutto, ed è importante che queste tecnologie siano pensate per davvero migliorare la nostra vita nelle piccole cose. E io, niente, mi occupo di questo. Quindi la tecnologia a servizio dell'uomo e non viceversa. Senti Alessia, ma tu dove operi? Io vivo a Barcellona da 8 anni e lavoro in un'azienda che si chiama HP, che sviluppa varie, diciamo, soluzioni, e vivo lì da 8 anni, in Catalunya. E allora, per la nostra Alessia, il nostro più caloroso applauso. Mi metto tra di voi per non coprirti. Noemi, astrofisica, anche su di te ho studiato. Tu sei esperta di fisica stellare e in particolar modo sei esperta di stelle nane bianche. Che roba sono? Sono vecchie stelle, come il Sole fra tanti milioni di anni diventerà una nana bianca, perciò è importante studiarlo, così possiamo sapere come va a finire il Sole e noi per la stessa occasione. Ma un'astrofisica non sta mai coi piedi per terra? Sì. Guardi sempre al cielo? Sempre. Senti, Noemi, tu invece dove lavori? Io a Tolosa, in Francia. Quindi due cervelli da riportare assolutamente in patria, mi raccomando, li rivoglio qui, sono roba mia. E quindi mi sposto vicino a Antonio. Antonio, tu, se non sbaglio, vivi... scusa Jacopo, ho sbagliato. Jacopo, come posso aver sbagliato? Ballerino. Oltre, sai perché? Perché io c'è stato un periodo della mia vita che ero follemente innamorata del flamenco, lo sono tuttora. E io ero follemente innamorata di Antonio Marquez, lo sono tuttora. E tu balli con Antonio Marquez, sì. Giusto? Sì, perché ero a Firenze per fare diversi provini e stavo facendo uno appunto di flamenco ed è passato di lì, per caso, e vedendomi mi ha chiesto se volevo andare a fare diversi spettacoli con lui e ho accettato. Senti, ma qual è la danza che senti più congeniale a te? Flamenco, tip-tap, pure classico, però principalmente flamenco. Chiaramente sarai costretta anche tu ad andare via da Vasto? Per approfondire questo stile, ovviamente in Spagna, però tornerò sicuro. Però ti rivolgiamo qui, mi raccomando. Anche dei ballerini abbiamo bisogno, perché l'arte è vita, Ed ecco Antonio. Antonio, invece tu vivi in Inghilterra, giusto? E soprattutto ho letto che sei esperto di terrorismo e violenza politica. È parte della mia ricerca, sì, su nuovi fondamentalismi. Che si dice di questi nuovi fondamentalismi? C'è da temerli? No, non credo. Diciamo che i media hanno proiettato un'immagine che è un po' politicizzata, però è importante studiarli per comprenderli, per comprendere questa nuova ideologia. E quindi, diciamo, questa è parte del mio lavoro, anche se mi sono occupato anche di globalizzazione, il problema dei migranti, di cui hai parlato precedentemente, sì. Quindi questa è parte della ricerca, sì. Quindi noi possiamo sfruttarti anche per questa festa, perché chissà le conoscenze che c'ha Antonio sui migranti, che insomma oggi sono il problema di cui si parla così tanto. E soprattutto vedo che sei esperto di violenza politica. Sì, sì, mi sono occupato di violenza politica, del terrorismo prima in Italia, negli anni 70, le Brigate Rosse, poi però ho spostato la mia ricerca ai problemi della globalizzazione e la migrazione è ovviamente collegata con il processo di globalizzazione, quindi la mia ricerca si è focalizzata più su questo nuovo fenomeno, diciamo. Però sì, parte ancora, è legato comunque alla violenza politica, anche la migrazione fa parte della violenza politica, come sappiamo persone muoiono a Calais, sono morte a Calais perché sono state escluse dagli stati, quindi diciamo violenza politica e migrazione sono... Senti Antonio, ma possiamo sperare di riaverti in Italia o ti ha rubato definitivamente l'Inghilterra? È difficile tornare in Italia quando in Inghilterra ti offrono delle condizioni di lavoro che sono, diciamo, eccezionali, però mai dire mai, diciamo. E poi l'università funziona in Inghilterra, Un applauso anche per il nostro Antonio. E poi abbiamo il più piccolino, si può dire la tua età? 14.
14 anni, un bambino, ma è un cantante. Tu studi al liceo musicale di Vasto e so che ti stai formando anche nell'accademia di Piero Mazzocchetti, giusto? Sì. Come si scopre la passione per il canto? Non lo so. Un annetto fa ho iniziato a cantare per gioco e mi sono appassionato. Intendi farne la professione della tua vita? Sì. Sto ragazzo ce lo vogliamo tenere. Lui facciamo ancora tempo a tenerlo, eh? Un applauso quindi anche per il nostro Riccardo Crisante. E quindi andiamo dalla nostra Carla. Carletta, che uno vederla così sembra una ragazzina. Invece lei è un medico chirurgo e sei particolarmente esperta di malattie infiammatorie intestinali. Sì, esatto. Sono in ascesa oggi queste malattie? Sono in ascesa, ma per fortuna non così frequenti, ancora. Si possono curare? Curare non si può guarire, ahimè no. Infatti il mio progetto di ricerca fatto a Londra era proprio volto alla ricerca di una nuova possibile terapia per queste malattie. Quindi stai lavorando per noi. Dov'è che lavori tu, Carla? Io in realtà sono tornata in Italia, sono stata tanti anni a Londra e adesso sono rientrata e attualmente lavoro a Roma. Una ce l'abbiamo fatta a riportarla. Allora, io mi sposto qui perché adesso chi dovrà premiarli questi ragazzi? Se abbiamo come valletto principale il sindaco, non possiamo scendere di livello. E allora chiamo qui sul palco, oltre al sindaco che è già accanto a me, l'assessore comunale alla cultura Giuseppe Forte, il presidente del consiglio comunale Mauro Del Piano, la nostra assessore al femminile e alle politiche sociali, Lina Marchesani, l'assessore comunale al turismo, Carlo Della Penna, e l'assessore all'istruzione, Anna Bosco. Allora, mentre attendiamo l'arrivo dei nostri valletti e anche delle nostre signorine con i premi, consentitemi un piccolo ricordo. Oggi per me è un giorno un po' triste perché un mio ex alunno, giovane ingegnere, è tragicamente morto. E oggi si è celebrato il funerale di questo ragazzo. Allora io, con questo breve ricordo, brevissimo, di Vittorio, voglio celebrare quei tanti ragazzi. Lui sarebbe diventato un ingegnere numero uno, io ne sono convinta, che purtroppo, perché la vita a volte prende delle pieghe a noi sconosciuta, non ce l'hanno fatta, ma io sono sicura che ce la farà in cielo e se Dio l'ha richiamato è perché evidentemente ha bisogno di lui. Allora, il nostro sindaco Francesco Menna premierà Alessia Rullo, direttore creativo per la definizione di strategie digitali e di innovazione tecnologica. Ecco che arriva il premio, la targa, un bel bacio e quindi Alessia si è beccata anche la foto col primo cittadino. Il nostro assessore alla cultura Giuseppe Forte premia Noemi Gianmichele, l'astrofisica esperta di stelle bianche nane. Magari facciamo un passo in avanti a beneficio delle telecamere e dei fotografi. Il presidente del consiglio comunale Mauro Del Piano premia il nostro ballerino Jacopo Ruffilli. Mi dice il sindaco che anche il presidente del consiglio comunale è un ballerino. Oddio, scopriamo anche. Il prossimo anno lo possiamo coinvolgere come ballerino. Presidente Del Piano, è un ballerino? È un ballerino? No. Un ballerino, quindi il prossimo anno c'è da coinvolgerlo. Il nostro assessore Lina Marchesani premia Antonio Cerella, professore associato in teoria politica. E quindi la foto, l'assessore all'istruzione Anna Bosco premia il nostro giovanissimo cantante Riccardo Crisante.
Anche qui la nostra bella foto. Quindi, non a caso, Anna Bosco è sicuramente l'assessore più giovane, correggetemi se sbaglio, non si dice l'età di una donna, ma quando uno è giovanissimo si può anche dire, ha premiato il nostro dei più giovani premiati. E quindi, last but not least, l'assessore al turismo Carlo Della Penna premia il medico chirurgo Carla Felice. Questi ragazzi premiati adesso hanno anche un compito, sono ambasciatori della vastesità nei posti in cui si trovano ad operare, giusto? Siamo d'accordo? Una parolina da uno di voi. Il sindaco dà all'assessore perché è il più anziano? No, perché sono il suo vice, perciò mi ha dato il microfono. Ah, perché pensavo che il più anziano, gli anziani vanno accontentati ogni tanto. Io dico una sola cosa, che sono veramente felice di partecipare per l'ennesimo anno a questa manifestazione, 43 edizioni. Io nel 1975, quando prendeva l'avvio la festa del ritorno, con il indimenticabile professor Angelo Cianci, con Ezio Pepe, con Angela Polimolino e con parte del sottoscritto, eravamo qui a celebrare questo evento che poi per tanti anni è stato spostato all'Arena Comunale Alle Grazie. Arena Comunale Alle Grazie per la quale io ho un pensierino che poi dirò in privato all'amico Gianni Petroro. Vi ringrazio tutti a nome dei componenti della Giunta e sono convinto che la presenza così numerosa di popolo questa sera sia la migliore testimonianza di come c'è ancora questo legame tra Vasto e i suoi figli sparsi per il mondo. Grazie e buona serata. Allora, grazie ancora a tutti voi, grazie ai nostri premiati, grazie ai nostri valletti. E proseguiamo, con la serata. Innanzitutto mi fa piacere vedere, uno pensa alla festa del ritorno, una cosa per anziani, invece sono tantissimi i giovani che vedo qui in sala. E questo è un altro momento importante, perché l'associazione Pro i Migranti, attraverso il suo presidente Gianni Petroro, che chiamo vicino a me, perché io adesso mi sono abituata a sta storia dei valletti e quindi voglio un altro valletto assolutamente, ha deciso di premiare con una medaglia ricordo in bronzo raffigurante il monumento all'emigrante abruzzese e lo stemma della città del Vasto le seguenti persone: Gino Smargiassi, presidente del Vasto Social Club di Toronto, per i suoi alti meriti nell'essere riuscito a mantenere vive le tradizioni abruzzesi in terra canadese, promuovendo attività benefiche in favore dei più deboli attraverso l'associazione da lui presieduta. E il secondo premiato è il professor Roni Pedro Colanzi, direttore della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica della Bolivia, ex sindaco di Santa Cruz e presidente dell'Associazione Abruzzesi in Bolivia, da poco insignito del titolo di ambasciatore d'Abruzzo nel mondo dalla Regione Abruzzo. E quindi spazio ai premiati, spazio al mio valletto Gianni, che chiamo vicino a me, per spiegare anche il perché di questa premiazione, perché sono state scelte queste due persone che continuano a tenere fortissimi i legami con la nostra bella terra d'Abruzzo. Vedo che la location è bellissima, ma non vi contiene nemmeno tutti, e quindi forse bisognerà trovare una nuova location, nonostante Palazzo d'Avalo sia meravigliosa. Allora Gianni, eccoti qui, eccoti qui, la parola è tutta per te. Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio veramente tutti per questa bella serata, tutte le autorità presenti e soprattutto tutti e tutte le persone che sono qui presenti, tornate da a Vasto, nella nostra città, gente che mantiene questa tradizione ormai negli anni, figlia di emigranti. Ho avuto il piacere e l'onore di essere l'anno scorso in Canada e veramente sono rimasto colpito per come l'associazione Vasto Social Club di Toronto mantenga queste tradizioni attraverso opere di beneficenza e verso l'attaccamento alle tradizioni. Quindi veramente grazie a tutti per questa, per questo vostro sentimento, attaccamento alla città, e buona serata. Allora,
possiamo chiamare le nostre vallette, sarai tu colui che consegna questo premio. Abbiamo detto è il monumento all'emigrante che abbiamo qui a Vasto, facciamolo vedere magari anche a beneficio dei fotografi. Quindi ripetiamo, il premio va a Gino Smargiassi. Volevo leggere un po' i titoli che ha: presidente del Vasto Social Club di Toronto, e il professor Roni Pedro Coranzi, che addirittura è direttore della facoltà di medicina dell'Università Cattolica della Bolivia. Insomma, personaggi importanti, eh? Gianni, forse un bacetto glielo dovevamo far dare da una signorina. Beh, insomma, tu magari adesso torna in Bolivia e dirà: mi hanno fatto baciare, insomma, si aspettava una bella italiana, una bella vastese mora, e si ritrova Gianni. Succede anche questo alla festa del ritorno. Grazie Gianni. E ora procediamo in musica. E se io vi dico l'ora dell'amore? E se io penso a Io per lei? O se penso ad Applausi? E se penso anche ad Eternità? Cosa vi viene in mente? I Camaleonti! Pensate, non so, glielo chiederò, se sono il gruppo più longevo in assoluto musicale in Italia. Di certo tra i più longevi. Sono nati nel 1963. Quanti anni? Sappiamo fare i conti? 55 anni che cantano. E addirittura ci sono ancora due dei membri originari del gruppo, che sono Livio Macchia, voce e basso dal 1963, Tonino Cripezzi, voce e pianoforte, anche lui datato 1963, e poi abbiamo Valerio Veronese, chitarra e voce, entrato nel gruppo nel 1985, e quindi Massimo Brunetti, pianoforte, tastiere e voce anche, che è tra i più nuovi, diciamo, entrato nel 1990, e Massimo Di Rocco, batteria, che è l'ultimissimo degli entrati nel 2004. Ma questa sera io vi voglio rivelare una cosa che poche di voi sanno, e me l'ha rivelata il loro manager. Abbiamo due membri della band che portano il nome di Massimo. Non hanno solo questo elemento in comune. Gianni, non lo sai nemmeno tu. Sai da dove vengono? Sono entrambi abruzzesi. E magari ci facciamo dire qualcosa in più. Massimo Brunetti e Massimo Di Rocco. Ora, io lascio il pianoforte, il palcoscenico, perché anziché me volete sentire loro, e quindi è giusto che me ne vada. Che musica fanno i Camaleonti? Io ero rimasta, forse musica si chiamava beat all'epoca, invece mi ha corretta il loro manager, mi ha detto la loro è una musica che va definita così, rock progressive italiano. Signore e signori, tutti per voi nella prima parte dello spettacolo, perché vi ricordo poi c'è il gran finale, una seconda parte dopo l'assegnazione del premio Silvio Petroro. Allora, aprite bene le orecchie e scatenatevi anche al ritmo dei Camaleonti. Lei mi fa morire e poi mi fa rivivere, io sì lo so che donna è lei, che donna è lei. Bye.
angelo, ma lei ha il cuore gelido e se ne va senza un perché, ma un giorno poi ritorna qui. Ma per me lei è sempre un angelo, sì, lei per me, lei è un viso d'angelo, sì, lei per me, lei è sempre un angelo che torna quando non l'aspetti più. Qua giù le rose piangono, però non muoiono. Qua giù un nido aspetta lei, ma lei chissà dove. Donne lei è un angelo, è un diavolo, ma per me lei è sempre un angelo, sì, lei per me, lei è un viso d'angelo, sì, lei per me, lei è sempre un angelo. Un angelo che torna quando non l'aspetti più. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti, buonasera. Benvenuti a voi. Abbasto. E perché no? Benvenuti anche a noi. Fa caldo, fa molto caldo. Vabbè, però il posto è bellissimo, complimenti. Va bene, allora, senz'altro, avrete avuto l'occasione di innamorarvi negli anni passati, è successo? Successo o no? Sì. Non abbiate paura, non mordiamo. Innamorati, sposati, separati, figli, nipoti, eccetera, eccetera, ma tutto questo per dirvi che se avete avuto questa bellissima occasione, allora con molta probabilità avete scelto come sottofondo per il vostro amore una nostra canzone. Possiamo dirlo questo? Parlato solo i maschi, E finché ci sarà una canzone che ci avvicina a quel periodo bellissimo della nostra vita, potremo sempre sognare, dimenticare per un pochino i nostri problemi che ci circondano, che diventano sempre di più, chissà perché. Va buona. Allora, siete tanti stasera? Facciamo un bell'urlo da stadio, così ci sentono anche a Montenegro di Bisaccia. Siete tanti stasera? Oh, staremo con voi il tempo di farvi ascoltare un po' di nostra produzione discografica che parte fin dal 1900, lontano 1900. 900 e basta. 1964. Vabbè. Fino ad oggi, e ci ha portato a festeggiare i nostri primi 50 anni di attività musicale. Fatevi un po' i calcoli, però 1964, siamo già nel 2018, sono la bellezza di 54 anni che siamo su un palco. In mezzo a una strada, col caldo, col sole, con la neve, con la pioggia e in mezzo e soprattutto in mezzo alla gente che di questo dobbiamo veramente ringraziare voi che ci avete seguito con tanto affetto in questa nostra lunga avventura musicale. Applauso! Yeah!
Il nostro desiderio maggiore è quello di regalarvi questa sera, di trasmettervi delle emozioni, speriamo di riuscirci. Allora, giochiamo con la nostra memoria a ricordare i momenti più belli attraverso le note delle nostre canzoni con energia positiva. Buon ascolto, buon divertimento a tutti. Ma dove sono? Quanto ho dormito? E quell'attimo di freddo cos'è stato? È la tua essenza che mi sfiora anche quando sto con lei. Come sei bella, come sei chi ero un anno fa. Io ero un uomo perché avevo in mano l'arma del perdono e dal tuo amore io bevevo le tue candide bugie. Come sei bella, dove sei stata, fatti guardare, mi piaci spettinata. Come sei bella, mi fai pensare a spiagge lunghe dove potrei morire. Un altro uomo no, anche se il cielo è sereno, io non posso fare a meno. Cos'è cambiato? Ma dove sono? L'universo dei tuoi occhi avevo in dono. Cos'è fiorito nel giardino? Sembra che tu sia tornata. Come sei bella, dove sei stata? Fatti guardare, mi piaci spettinata. Come sei bella, mi fai pensare a spiagge lunghe dove potrei morire. Come sei bella, dove sei stata, fatti guardare, mi piaci spettinata. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Ed era la canzone Come sei bella, dove sei stata.
tempo questa stanza. Alle persiane chiuse non entra più luce qui dentro. Il sole è uno straniero. E lei che mi manca, e lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha battuto la sua ora. È tempo di aspettarti, è tempo che ritorni. Lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Il vuoto della vita è grande come il mare. Da quando se n'è andata, io non l'ho vista più. Piazza ha perso la speranza. Io no, che non l'ho persa. Io aspetto che ritorni. Ti sento, sei vicina. Grazie. L'ora dell'amore, l'ora dell'amore. Lui è Tonino. Grazie. Faccio tutto, sai perché? Io per la vita che ho. E per lei. Lei.
dice. Tu sei un uomo che vale, non arrenderti mai, lotta sempre, io le credo, sai perché? Per lei. Grazie. Grazie tante, grazie. Grazie. Lui è Tonino. Grazie. Bene. E arriviamo al momento clou delle premiazioni. Al momento clou delle premiazioni, siccome io mi sono abituata ormai ad avere un valletto accanto a me, io rivoglio il valletto. Mi sono abituata a Gianni Petroro. Dov'è Gianni Petroro? Dov'è? Lo voglio vicino a me perché voglio rivoluzionare la scaletta per entrare nel clou di questo momento. Voi sapete, il premio Silvio Petroro è un premio istituito a favore di una personalità che ha avuto o ha in qualche modo a che fare con il territorio vastese. E quest'anno io sono particolarmente felice di questo conferimento perché la persona che viene premiata non solo ha a che fare con il territorio, ma è proprio del territorio e anche deciso di vivere nel territorio, e scusate se è poco. Prima che mi dimentichi, nel frattempo che il mio valletto mi raggiunge e si è disperso, un particolare ringraziamento, consentitemelo, a tutte le forze dell'ordine, ai rappresentanti dei carabinieri, della capitaneria di porto, che sono sempre presenti in ogni manifestazione e sono anche in divisa, che con il caldo, scusate se è poco. E poi un grazie anche ai tanti sindaci del territorio, vedo il sindaco di San Salvo presente, e questo è segno di un territorio che vive anche in collaborazione ed è una bella cosa. Ho un po' rivoluzionato la scaletta, perché io il nome del premiato lo voglio fare con te sul palco. Possiamo dirlo assieme, chi è il premiato, chi riceve il premio Silvio Petroro 2018? Dillo tu, dai, che sei il padrone di casa. È il dottor Graziano Marcovecchio. Il dottor Graziano Marcovecchio, presidente della Pilkington Italia S.P.A. Che cosa conferiamo al premiato? Questa volta non solo la targa. Una targa, ricordo, è un assegno di 5.000 euro che poi il dottor Graziano Marcovecchio dovrà devolvere a favore di enti, istituzioni che lui in qualche modo dovrà, stasera ci farà sapere. Per chi è nuovo alla festa del ritorno sa che il premio, oltre che la targa, consiste in un assegno, come diceva Gianni, da 5.000 euro che il premiato decide di destinare poi ad un ente benefico, a un'associazione, a una realtà del territorio. Bene, io posso leggere la motivazione per la quale riceve il premio il dottor Graziano Marcovecchio? La motivazione ufficiale è la seguente. Posso mettermi in mezzo così, insomma, mi sento più importante. L'Associazione Pro Immigranti Abruzzesi assegna il premio Silvio Petroro 2018 al dottor Graziano Marcovecchio con la seguente motivazione.
per i prestigiosi traguardi professionali raggiunti nella sua attività di dirigente d'azienda, conseguiti grazie alla tenacia, alla passione e alla dedizione al lavoro tipiche degli abruzzesi. Assunto presso la Pilkington Italia S.p.A., già SIV S.p.A., con le mansioni di addetto alla contabilità, ha salito con merito i diversi livelli dell'organizzazione aziendale, raggiungendo i vertici della società e acquisendo da alcuni mesi l'importante incarico di presidente nazionale di Assovetro. Di indiscutibile spessore umano e professionale, ha scelto di realizzare la propria vita familiare e lavorativa nel nostro territorio, cui è profondamente legato e che ha saputo difendere con coraggio nelle difficili scelte gestionali assunte negli ultimi anni. Ha dimostrato di essere leader, ma sempre al servizio della squadra, così governando con successo e senza traumi sociali l'immanente crisi economico-produttiva, consentendo al gruppo Pilkington di mantenere e finanche crescere i propri livelli occupazionali. Il suo impegno è valso sul territorio e oltre i confini della regione, così divenendo ambasciatore autentico e autorevole delle migliori virtù della gente d'Abruzzo. Con sinceri sentimenti di stima e amicizia, il presidente Gianni Petroro. Questa volta glielo posso dare io un bacio al dottor Marca. Beh, meglio del suo. Non so se l'avete sentito, ma ha detto il dottor Marco Vecchio, ha detto meglio del suo, quindi ha preferito il mio bacio. Ora, eccoci qui. Ma io so che c'è una sorpresina. Dopo. Dopo? Aspetta. C'è anche l'assegno? Vediamo l'assegno. Che per adesso è un falso. Si è un falso, rigorosamente un falso. Rigorosamente un falso, ma verrà trasformato in assegno vero e proprio. Allora, volevo salutare il dottor Marco Vecchio in qualche modo. E quest'anno ho il grande piacere di consegnare il premio a Graziano Marco Vecchio, perché è la prima volta che mi succede di avere questo grande piacere, questo grande onore di premiare anche un grande amico e col quale ho avuto modo di imparare veramente tanto per le sue doti umane, professionali, e che riesce sempre a dare al suo territorio. È nato a Cupello, sangue cupellese, risiede a Vasto, ma poi la sua vera attività è a San Salvo, quando è a San Salvo. E la presenza anche di tutte le organizzazioni sindacali oggi presenti dimostra una cosa importante, che lui è riuscito in tutti questi anni soprattutto a fare squadra intorno a sé. E grazie a lui che i posti di lavoro in questo territorio in qualche modo sono... difficilmente riusciamo a perderli. Io, dottor Graziano, una sorpresa per te, perché questa sera c'era una persona che voleva salutarti, ma non era presente, e per cui ho raccolto tramite un tuo collaboratore l'assessore alle attività produttive del Comune di Venezia, che voleva salutarti. Graziano, ci hanno appena riferito che non ti vogliamo bene solo a Venezia, ma anche altri territori apprezzano il lavoro che hai svolto, quello che stai facendo per l'azienda e per i lavoratori. Noi ci teniamo come Venezia a ricordare quel bel episodio che ha visto la Pilkington riaprire, che ha visto un lavoro di squadra tra te, il comune, la regione, i sindacati, che ha permesso di appunto riaprire il forno, riaprire la Pilkington Venezia e dare un lavoro e in qualche modo serenità a 200 persone. Quindi sappiamo che insomma ti stanno per premiare con un bel riconoscimento, anche Venezia vuole unirsi simbolicamente a loro in questo piccolo momento, ringraziandoti ancora e insomma invitandoti di nuovo a tornare a Venezia e parlarne insieme, rilanciare sempre e mantenere questa bella amicizia. Proprio una sorpresa. Una vera carambata. Una vera carambata.
Adesso vogliamo sapere a chi destinerà il premio? No, no, prima di dire a chi destineremo il premio, questa è stata una bella sorpresa, anzi questo assessore lo porterei qui al Teniamoli d'Occhio del prossimo anno. Ho visto che è giovanissimo. Ha 30 anni e credo che in politica avrà tanto successo. C'è un grande poeta abruzzese che si chiama Enno Flaviano, che ricordava spesso che il premio che si dà a uno scrittore che scrive un libro non è un premio all'autore, ma è un premio a chi legge quel libro. Allora il senso di questo premio a me oggi non può non essere un premio alle centinaia di uomini e donne di buona volontà che hanno scritto in 11 lunghi lustri, in circa 55 anni, la storia del progresso di questa comunità. Non può essere il premio a una persona, perché grandi successi o a volte anche piccole sconfitte si raggiungono solo e soltanto lavorando assieme. La storia di quello che è stato scritto a Piana Sant'Angelo, con alcune relazioni sindacali che definirei diverse dallo standard, e qui ci sono validi rappresentanti, hanno scritto prosperità per questo territorio a lungo. Allora ha senso questo premio solo per dire grazie a chi oggi sta cercando come squadra di difenderlo sempre di più. E soprattutto, perché sia un premio alle giovani generazioni che questa storia la devono ancora scrivere. Ed è per questo motivo che questa donazione credo sia giusto, sia rivolta al mondo della scuola, perché la scuola è quella che può offrirci quelle bellissime realtà che avete prima premiato e che possono dare futuro ancora di più e prosperità a questo territorio. Questa donazione di 5.000 euro si quadruplicherà in un progetto che in società stiamo già predisponendo, come fu quello dell'anno scorso, attingendo a un welfare sociale e quindi dove i lavoratori della Pilkington parteciperanno a questo progetto con i loro premi di risultato. Le 5 scuole superiori di Vasto e San Salvo saranno il motore di questo grande progetto che quest'anno riguarderà la diversità e l'inclusione, che sono temi a cui teniamo molto, perché sono temi che possono ridare ai giovani voglia di stare assieme con gli altri. Ne sentirete parlare ad ottobre, quando lanceremo il progetto, e a queste 5 scuole aggiungeremo una scuola che abbiamo di fatto adottato, che è quella primaria dell'infanzia di questa stupenda comunità di Civitella del Tronto, che grazie ai nostri operai ha avuto la forza di ripartire e oggi, dopo aver subito le sciagure del sisma del 2016, delle frane del 2017, ha le sue nuove scuole. Saranno loro i motori di questo progetto, anche perché riteniamo che questi strumenti possano alimentare nei giovani nuove modalità per avvicinarsi alla comunità. Pertanto saranno giornalisti delle varie redazioni di questo bellissimo tool che è scuola locale, inventata da questi amici di zona locale, e vogliamo che questi giornalisti vi diano la dimostrazione di come uno studente possa vivere questi temi, come quelli della diversità e dell'inclusione, in maniera sicuramente migliore di quella che fanno le istituzioni o soprattutto quello che fa guardando il teatro della politica. Abbiamo bisogno dei giovani che si riscaldino con queste capacità nuove.
mio papà, che purtroppo ha avuto la disgrazia di perdere da poco, mi ripeteva sempre una frase e la ripeteva sempre ai propri giovani, e cioè che quando i giovani si raffreddano è tutto il mondo a battere i denti. Ed è vero, se non si accalorano i giovani, difficilmente questa storia potrà essere scritta. Allora, se questo premio è un premio a una comunità, lo accetto, e sono certo, questo sì Paola, che una persona che qui non c'è, ma che è in un luogo solo spirituale, sta sorridendo con quel sorriso che ammaliava per chi lo ha conosciuto, sta sorridendo, e Don Silvio, sono sicuro, ci sta guardando e benedicendo in eterno. Beh, che dire, io sono particolarmente commossa perché io nella vita sono un'insegnante di una delle 5 scuole che beneficerà del premio, e quindi, che dire, grazie di cuore. Ora, noi è il caso che andiamo via, perché lasciamo, no, ci mancherebbe altro. Allora, il nostro premiato resta accanto a noi perché si concederà ad una breve intervista a cuore aperto, una sorta di Maurizio Costanzo Show, avete presente? Nel frattempo, se il mio collega Gianni Quagliarella può salire, e così predisponiamo questo salottino, così per conoscere un po' meglio il dottor Graziano Marcovecchio, insomma, tirargli fuori qualcosina. Innanzitutto, è vero che lei è tifosissimo dell'Inter? Non sono solo tifoso dell'Inter, sono un interista mai pentito, che è una qualità superiore a quella di essere interista. Un interista, ma riusciamo a scucirgli alle camaleonti quest'inno dell'Inter, ma cantato... Negli anni 84-85 non è che ci hanno portato fortuna questi inni particolari dei camaleonti. Quindi meglio di no. Gianni, nel frattempo, se puoi entrare, io ti lascio lo spazio tutto per loro, ti cederò questo mio. Quindi in questa intervista a cuore aperto abbiamo scoperto un'altra cosa, che 55 anni di vita i nomadi, 55 anni... I camaleonti! Io non lo so perché, i camaleonti... Hai visto me adesso, ti sei emozionata. Mi sono emozionata. E 55 anni camaleonti, 55 anni sono la nati pintica. Lo stesso anno. Sono nati lo stesso anno. Il presidente proprio ai camaleonti. No, io sono 55enne. Lui 50 e la Pilkington 63. È nata 55 anni. Ma quindi sto numero me lo devo giocare. Me lo devo giocare domani. Poi ti dico quanti anni c'ho io, così te le va a giocare. Bene, il palco tutto per voi, Gianni, in questa intervista a cuore aperto. Mi raccomando, non andate via, perché poi c'è la seconda parte del concerto dei camaleonti, naturalmente. Che vi dirò, buonasera al caloroso pubblico del Davalos intanto, È veramente una cornice prestigiosa, ci abbiamo le seggiole. Però questa è una sfida impari, perché tu conosci le domande e io no. No, invece voglio dire una cosa, è talmente loquace che mi ha già bruciato l'80% delle domande che gli dovevo fare. Però ha già snocciolato tutto. Accetto la sfida solo a due condizioni. Prego. La prima, che duri pochissimo, perché la gente non vuole ascoltare né me né te, ma vuole ascoltare... Vado via subito, non mi preoccupare. E la seconda condizione è che sia applicabile l'articolo 64 del codice di procedura penale, e cioè mi posso avvalere della facoltà di non rispondere. Ne conosco uno a caso, tra l'altro, e potrebbe alla bisogna salire sul palco, uno di famiglia. No, intanto partiamo da una cosa, che bravi sti camaleonti, Presidente, a parte che a noi sono simpatici per un'altra ragione che abbiamo scoperto questa sera, ma pensando al loro nome, succede anche al mondo dell'industria di dover cambiare pelle di continuo, è così? Sì, forse è un nome appropriato quello del rincorrersi del mondo delle aziende dietro un tema da camaleonte. E forse è un tema che si vive ancora di più adesso, non solo perché cambiano le modalità anche di gestione, l'industria 4.0, la internet che ha cambiato il mondo delle aziende, ma la verità è che cambiano troppo rapidamente anche le norme. Questo è un difetto che abbiamo in Italia, e che purtroppo a volte ci penalizza.
E per esempio sul mondo del lavoro, che è quello più vicino a noi, non molti di voi sapranno, ma le norme sul diritto del lavoro in Italia sono circa 2000, in Germania sono 70 e in Inghilterra una sessantina. Questo vuol dire che siamo un mondo complicato e quindi i camaleonti arrivano anche con un decreto fatto pochi giorni fa che cambiano le regole del gioco. Le chiedo, ma se uno è bravo, voi in Pilkington lo tenete Jobs Act o decreto dignità a parte? Guarda, questa è una domanda intelligente. Io penso che un imprenditore italiano, e abbiamo casi in Italia, quando non riesce a pagare lo stipendio a un dipendente bravo, addirittura si suicidia. Questo all'estero non succede mai. Il rapporto che c'è tra l'imprenditore e il bravo dipendente è unico al mondo. I nostri colleghi all'estero vivono rapporti da numeri. Invece il rapporto che c'è tra un imprenditore italiano e il suo lavoratore bravo è un rapporto che addirittura lo porta a soffrire perché non riesce a pagargli gli stipendi. Figurarsi se se lo vuole togliere. Prima abbiamo visto 6 cervelli, lo possiamo dire, per ora in fuga, qualcuno è rientrato. Prima, quando li ha visti e li ha sentiti, che cosa ha pensato? Più soddisfazione o più rimpianto e rammarico? Ma no, io dico soddisfazione. Quello che c'è scritto sempre nella festa del ritorno è vasto, si esce e si torna. Il dottor Scaroni, che su questo palco era 6 anni fa, esattamente il 5 agosto 2012, raccontò ai ragazzi che c'erano quella sera di provare queste esperienze fuori. Noi siamo mammoni, noi siamo quelli che vogliamo il posto sotto casa. Invece il mondo per loro è aperto. Certo è, sarebbe bello che poi arricchissero anche le aziende della nostra terra. Abbiamo visto prima le immagini e l'intervista, il videomessaggio dell'assessore di Venezia, ma voglio ricordare, per una pillola me la deve concedere. 15 secolo, un commerciante veneziano arriva a Vasto, va in una cantina di tal Pasquale Calabrese, non lo ricordo io, sono vecchiotto ma non a questo punto, e lo raccontava Luigi Anelli, uno dei massimi cultori di cose vastesi. Ebbene, racconta un episodio gustosissimo. Questo commerciante cercava l'aceto del Vasto, perché all'epoca, cari amici, l'aceto del Vasto serviva per marinare il pesce importante e lo richiedevano in Veneto, nelle valli di Comacchio. Venne qui, va in questa cantina e vede che questo signore quasi regalava questo aceto alle donnicciuole del mercato, e lui sbigottito dice, perché a un certo punto vede una signora che vendeva invece gattini, e dice: paese cogion, io non so parlare veneziano, i gatti se vende, la se o se dona. Dopo 6 secoli è arrivato questo capitano d'industria e si è preso la rivincita per tutti i vastesi, e qui l'applauso ci sta bene perché è riuscito a far ripartire la Pilkington a Porto Marghera. Ecco, in breve, Presidente, come era successo nel 2012, crisi profonda, lì che cosa stava accadendo? Sì, lì è stato un passaggio difficile, il gruppo aveva deciso di chiudere il sito, noi invece abbiamo detto tienilo aperto, anche con uno spiraglio di piccole produzioni. Il forno fu spento perché sapevamo che utilizzando bene alcuni ammortizzatori sociali e non abusandone potevamo poi magari un giorno vincere una competizione con gli altri. Così è stato, è stata una gran bella cosa che però ha dimostrato anche lì, quando anche le istituzioni, il Comune di Venezia e la Regione Veneto sono state molto vicine a quella cosa, se si sta assieme può tornare anche il lavoro quando sembrerebbe finito. Oh, lui non lo vorrà dire, ma lo dico io. Hanno fatto ripartire la Pilkington di Porto Marghera il 7 novembre, proprio il giorno del suo compleanno. Ma chi ve l'ha detto? Sempre lui ve l'ha detto. Ho qualcosina, ho studiato pure io. E però lei al sindaco di Venezia, in quella circostanza, ha detto una frase che mi piacerebbe lei raccontasse al nostro pubblico. Quale frase? Se uno vuole fare una cosa... andiamo avanti. Sì, ero nel consiglio, nella sala del Consiglio Comunale di Venezia, che non è come il comune di Vasto, potete immaginare gli affreschi che ci sono in quel comune, e citai una frase abruzzese. Lui rimase molto, molto, molto colpito da questa frase, cioè che quando uno le cose le vuole fare e poi le sa far bene, prima o poi qualcuno te le fa fare. In dialetto abruzzese è molto più bello, le vuole fa, le sa fa, facemi le fa, e così lo raccontate.
ha tirato fuori la sua anima, dai, su. È di Cupello, ma vive a Vasto, San Salvo, questo cerchio magico, mi verrebbe da dire, no? Il nostro comprensorio, ma lo tratteremo in coda. Brevemente torniamo sul premio. Ho sentito il mondo della scuola, Pilkington pone grande attenzione all'alternanza scuola-lavoro, è forse uno dei pochi esempi, non dico in Abruzzo, ma in Italia, di applicazione vera, no? di questa cosa bella, che però non sempre riesce a dare i suoi frutti, vero? Sì, l'alternanza non è partita come doveva partire in Italia. Io ho visto esempi in Germania di alternanza scuola-lavoro perfetti, dove la vicinanza della scuola al mondo del lavoro è qualcosa di incredibile. Noi nel nostro piccolo ci stiamo provando, tra l'altro il prossimo anno diventerà anche materia di esame di Stato, quindi i ragazzi dovrebbero avvicinarsi molto di più a questa esperienza. Forse abbiamo esagerato perché abbiamo fatto tanta roba. Quest'anno ne ripartirà un altro modulo dove magari vorremmo mirarlo più a specifiche skill da preparare per questi ragazzi. Però la scuola, secondo me, è la cartina di presentazione di una civiltà, insieme alla sanità. Sono queste due le cose che qualificano una comunità. Che fa il presidente di Assovetro? Questo incarico da poco durerà un 2 anni. Ecco, anche l'elezione a presidente di Assovetro secondo me è simile a quello che ho detto prima per questo premio di questa sera. Cioè non è un premio o un riconoscimento alla persona, è un riconoscimento alla Pilkington di San Salvo, perché è importante nel settore del vetro, perché può esprimere la presidenza di Assovetro. E quindi anche lì è un riconoscimento alla bontà del lavoro che tante persone fanno in questo sito. Capito. Che cosa fa? Fa poco, non guadagna nulla, ed è già la cosa più antipatica di questi incarichi associativi. Ma al di là di questo, si mette a disposizione degli altri, in particolare in un settore, quello del vetrocavo, che è lontano dal nostro settore del vetropiano per autoedilizia, che oggi va molto bene in Italia. Le bottiglie vanno forte, i bicchieri vanno forti, questo perché seguono il trend dell'eccellenza numero uno che l'Italia ha e che sarà sempre al primo posto delle eccellenze in Italia, che è il food, che è il vino. Allora quando tira questo settore, anche il vetro di questo settore gli va dietro. Un capitolo doloroso del mondo del lavoro in Abruzzo, 1 aprile, giorno fatidico, tra l'altro è amaro, chiude la Honeywell di Atessa ed è stato veramente un capitolo drammatico, 600 lavoratori hanno perso il posto. Lei invece ha fatto un po' un esempio di delocalizzazione al contrario, cioè come c'è riuscito a riportare parti di lavorazioni dalla Polonia qui a San Salvo? Quanto è stato duro? Lo potremmo chiedere ai rappresentanti sindacali. È un pezzo di questo piano industriale, è una questione di credibilità secondo me verso l'azionista. Noi non abbiamo fattori di vantaggio verso i nostri amici della Polonia, siamo lontani dai mercati, siamo a 2000 km dai clienti, il loro costo del lavoro è un terzo del nostro, quindi loro possono impiegare 3 persone e spendono la stessa cifra che noi spendiamo per una. Ci sono però vantaggi che San Salvo ha sempre dimostrato di meritarsi e siamo riusciti a delocalizzare una prima produzione. L'augurio è che ce ne siano sempre di più. In questi casi però, lo ripeto sempre anche in fabbrica, bisogna essere un po' ottimisti anche nei momenti difficili. C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi lo vede mezzo vuoto, che è la storia di sempre. Io, amando il vetro, diciamo che guardo il bicchiere e guardo se dietro il bicchiere c'è una luce. Molto spesso mi sforzo di vedere sempre luce dietro quel bicchiere. E allora facciamo cronaca per finire, stiamo finendo questa chiacchierata, di cronaca delle ultime ore. Allora, investimenti annunciati per 30 milioni qui a San Salvo. A settembre però sapremo se il governo vi concederà questa cassa integrazione straordinaria. Ci dica. E anche quella è una competizione, perché i fondi pubblici sono sempre pochi e sempre di meno. In particolare per questo strumento straordinario sono 100 milioni di euro per tutte le società italiane. Siamo però forse arrivati in tempo, siamo stati bravi a costruire un percorso. Abbiamo visto nell'ultimo meeting a Roma
essere bocciate 17 domande di importanti aziende italiane, e invece noi non siamo stati bocciati, siamo stati già promossi, manca la proclamazione del voto. Quando finirà questa solidarietà per i lavoratori che hanno, hanno fatto sacrifici importanti come voi in questi anni? Speriamo presto. Il problema è che dal 2008 a oggi sono stati 10 anni di crisi, non solo qui a San Salvo ma in tutto il sistema italiano. Ed è davvero, davvero pesante gestire 10 anni di storia fatta così. L'augurio è quello di tornare, più che a trovare soluzioni per il lavoro che non ce l'ha, finalmente a riavere i giovani in fabbrica. Ho una curiosità finale, Presidente. Martedì e mercoledì fisserà qualche conference call con le altre aziende del gruppo? A che ora, voglio sapere? Mai cosa. Alle 20:30 o 20:45. Come mai? Perché avremo finalmente il martedì e il mercoledì impegnati. A vedere le partite in TV. Perché lui è interista come me, io l'ho capito. Ha studiato anche lei, vabbè. Signori, ma poi se il dottor Scaroni ha vinto il derby. Premio qua ed sarà un bel derby, presidente punto del Milan, io mi auguro di seguire la stessa carriera e di diventare il presidente dell'Inter. Perché no? Con questo augurio ringraziamo il presidente della Pilkington, Graziano Marcovecchio, vincitore del premio Silvio Petroro 2018. Buon proseguimento di serata. Eccoci qua. E allora, prima di andare avanti, volevamo fare un ringraziamento e un applauso a Gianni Petroro per averci invitato qua, l'organizzatore, per averci invitato qua questa sera. Facciamo un bel applauso, grazie. E tutti gli organizzatori, chi si è prodigato per la riuscita di questa bellissima festa. Grazie, grazie. Va bene, allora andiamo avanti col nostro programma. Dunque, adesso vi facciamo ascoltare delle canzoni, diciamo, non le eseguiamo tutte, ne facciamo dei pezzettini così, vediamo se riusciamo a ricordare nella vostra memoria e nella nostra queste canzoni che sono state dei bei successi dei Camaleonti. Va bene? Poi vi dirò i titoli. Ciao. Io una vita a modo mio, nel campo delle fragole m'addormentai, non rubai mai più, per questo sei di un altro tu. Nascondi me la poesia dei nostri incontri. Io sono nel mio nido d'aquila, i tuoi compromessi giudico e prendo e do amore e no. Il campo delle fragole, tu non sai dov'è, e aspetti che sia il mondo tuo, a sorvo la rete. Sbocciano i
volando perso te. Andar via, adesso se hai finito parlo io. Occhi fatti a bugia, ma davvero sei tu l'anima mia. Quante volte guardando un film che le muore a lui le dice addio. Cuore di vetro, quante volte io ti ho vista piangere e col mio orgoglio mi illudevo di proteggerti. Sarei finito senza te, cuore di vetro, come un angelo accecato, chissà dove me ne andrei. Era bello questo amore come un figlio, ma perché se mi assomiglia tu lo porti via con te. Oh,
portami tante rose. Stasera, stasera c'ho. Allora, tirate fuori i telefonini cellulari, un bellissimo effetto, per accompagnare questa canzone che si chiama Eternità. Stare qui ha il sapore dell'eternità, dopo aver amato te. Io ti guardo mentre dormi accanto a me e non ti sveglierò. Sorridi, un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia chiuse. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua. Quando avrà bisogno io ci sarò ad asciugare le tue lacrime. Resta qui, primo fiore dell'eternità, dopo aver amato te. Sul soffitto passa un angelo per me. Dietro le ciglia chiuse, eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua accanto alla felicità che dorme, sveglierò. Grazie. Bravi. Grazie, siete molto gentili. È divertente così, eh? È vero o no? Va bene. Vai Tonino. Vai. Allora, vai, niente. Vai. Anch'io volevo dirvi un paio di cose. Innanzitutto rivolgere un doveroso ringraziamento a chi ha organizzato questa serata fantastica e ci ha dato l'opportunità di essere qui con voi e avere questo bellissimo incontro, per cui direi facciamo un grande applauso a chi ha portato i camaleonti qua questa sera, grazie. E vorrei sentirlo un po' più generoso questo applauso, sì, forza.
Ancora gli applausi sono gratuiti, quindi va bene. Allora, domani comunque saremo lontani, saremo a Foggia, però porteremo con noi senz'altro il ricordo di questa bella serata che abbiamo passato insieme e soprattutto porteremo con noi il vostro entusiasmo e tutto l'affetto che ci avete regalato questa sera. Grazie, grazie veramente. Adesso vogliamo dedicarvi un'altra nostra canzone importantissima, perché dopo i vari secondi, terzi, quarti, insomma, con la prossima canzone ci siamo tolti la soddisfazione di vincere. Anche noi abbiamo vinto una cosa, in 50 anni siamo riusciti a vincerne una. Però sono convinto che la ricorderete un po' tutti questa cosa, questa canzone, perché si sente ancora oggi nelle nostre radio, di qua, di là, a tecchete, 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 lì. Vabbè, e allora ricorderete questa canzone che si chiama Perché ti amo, ve la ricordate? Sì. Allora ci serve anche un vostro aiuto. Avete voglia di cantare? Bene. Aspetta un attimo. Ci serve il vostro aiuto, dicevo, quindi è un coro che praticamente, vediamo se vi ricordate, faceva più o meno così. Perché ti amo, io non lo so, ma stai sicura che non dormi? Fermoli, canto io dopo. Quindi vedo che le parole ve le ricordate un po' tutti e vi dirò io quando sarà il momento, tutti insieme, perché tutti insieme, mi raccomando, se no non capiamo niente. Proviamo a farla, vediamo che succede. Proviamo a farla, sì o no? Sì, vai. Mezzo sentimento, dolce aria da incosciente, fa parte del tuo gioco assurdo girare intorno a te lo sguardo, come sei pulita si risveglia dentro me il poeta per un attimo di eternità. Pensando che con te nessuno mai ha fatto come me. Volava in aria la mia giacca appena chiusa la tua porta, e tu mi hai visto mentre uscivi a salutarmi un'altra volta. Perché ti amo, il mondo ormai scompare piano in fondo agli occhi tuoi. Oh. L'estate sembra sempre azzurra, eppure ci sono luci ed ombre, come puoi lasciarmi, oppure pensi come puoi tenermi, non c'è attimo di eterno.
la porta. Dicevi tu sei matto, ma ti amo il resto, così importa. E stai sicura che non dormirò. In fondo agli occhi tuoi. Grazie, tante grazie. Bravissimi, bravissimi. Quando cantate è veramente una cosa eccezionale, va bene. A questo punto volevo presentarvi anche i nostri amici, i nostri compagni di avventura. Alla chitarra abbiamo Valerio. Alla batteria c'è il maestro Massimo Di Rocco, da Pineto. No, di Pescara. Vabbè, facciamo e puntualizziamo e poi vabbè. Alle tastiere Massimo Brunetti, pescarese anche. Da Atri. Atri. Livio. Va bene. Adesso un'altra nostra canzone importantissima che ci porta indietro con tanto tempo, insomma. Nel 1968, la Madonna. Sì, sono 50 anni fa. Cazzo. 50 anni fa abbiamo praticamente portato al successo questa canzone e anche questa, sono convinto, la ricorderete un pochino tutti, perché è rimasta nel cuore, è rimasta nella testa, nella mente, e quindi ci serve anche qua il vostro aiuto. Se avete ancora voglia di cantare, facciamo tutti insieme un bel coro. Lui canterà questa canzone, io farò una risposta e voi insieme a me dovete fare il coro. Avete ancora voglia? Sì? Allora, il coro faceva più o meno così. Canta ancora! Perché cantare? Canta ancora! Cantare, ma perché? Non ci stai. Mamá, aplausos.
che si ascolta e poi si getta via. Applausi di gente intorno a me. Applausi, tu sola non ci sei. Ma dove sei? Chissà dove sei tu. Bene, e allora la musica è vita e noi speriamo di avervi regalato un po' della nostra di vita attraverso le nostre canzoni, augurando a tutti voi un buon proseguimento, tanta felicità, tanta fortuna, una bellissima estate, buon Ferragosto da Livio. Ciao! Valerio alla chitarra. Massimo alle tastiere, Max. Massimo alla batteria. E poi lui, Tonino, i camaleonti. Facciamo un applauso e un ringraziamento ad Andrea e il suo staff per aver montato tutto questo materiale. Facciamo un applauso, grazie. Grazie Andrea e i suoi ragazzi, poi gli organizzatori, Gianni, ciao, grazie, e ancora un grazie tantissimo a tutti voi, ciao, arrivederci a tutti, grazie, ciao, 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 ciao. Aspettate, prima di andare via, dove andate? Livio, ti devo chiedere una cosa, secondo me questi ragazzi hanno fatto un patto col diavolo. Gianni, nel frattempo io ti invito a venire qui da me, qui con me. Allora, voi avete fatto un patto con diavolo, perché voi avete la gioventù dentro, quindi la musica fa sicuramente bene all'anima, ma anche al corpo, Beh, insomma, ci arrangiamo un pochino, insomma. Guarda, siete dei ragazzini, avete più capelli di 55 anni fa, uno, più energia. E ho visto uno scenario pazzesco di quando hanno acceso i telefonini. Sembrava di fare un passo nel passato. Nel passato si usavano gli accendini. Adesso i cellulari, ma per il resto lo scenario è invariato. Quindi io mi complimento con Gianni, perché Gianni credeva nei camaleonti, proprio tantissimo. Diciamo, ma questi cantano, poi se ne vanno via tutti. Guardate quanta gente c'è e siamo a ridosso di mezzanotte. Una scelta azzeccata, Gianni. Grazie a voi, veramente, di cuore. Complimenti. Sentite, con voi si potrebbe cantare da qui al prossimo anno, non lo so, magari ci trasferiamo in spiaggia, facciamo un after in spiaggia, no? Domani ripartite? No, sì, dovremmo avere un concerto, perché? A Foggia. Ci sono scene, succede di tutto in spiaggia, però un bagno nel nostro fantastico mare glielo potevamo consigliare a questi giovani ragazzi, che dici Gianni? Mi sembra che sia troppo tardi per questa sera.
per questa sera, no? Ah, questa farli sera rimanere per domani magari. Non faremo in tempo, però non mancherà l'occasione. Va bene. Allora, noi vi aspettiamo. Consentimi un altro ringraziamento alla direzione artistica di Muzak Eventi, che è stata veramente una direzione eccezionale. Che dire, questi ragazzi hanno fame, vogliono andare a mangiare. Noi vi ringraziamo della vostra calorosa presenza, sicuramente è stata una serata fantastica dal punto di vista meteorologico, ma la differenza l'ha fatta il vostro calore. Gianni, appuntamento possiamo dire al prossimo anno? Se Dio vuole, sì. Don Silvio sarà contento. Sempre contento. Grazie a tutti ancora, al prossimo anno e Camaleonti Forever! Grazie a voi. Buona fortuna.